L'idea di un mondo migliore è sempre l'idea di mondo come ciò che mi è esterno. Ma nel desiderare un mondo migliore, quella cosa che si desidera è sempre riferita a qualcosa all'interno di sé, cioè all'interno del proprio discorso, del proprio pensiero. Perché è soltanto lì dentro che il parlante può prospettarsi qualche miglioria. È soltanto con ciò che si trova all'interno del proprio discorso che ci si configura qualche cosa di migliore di quello che c'è. Il che in un certo senso è un controsenso, perché non c'è nulla all'interno del mio pensiero che possa prospettarsi migliore di ciò che c'è all'interno del mio pensiero. L'idea di un mondo migliore, dove questo mondo è immaginato come un esterno, è un controsenso. E se il controsenso, cioè la contraddizione e l'incoerenza, sono ciò che ostacola lo sviluppo di un mondo migliore e impedisce di proseguire verso la direzione che il pensiero si prospetta, cioè nella direzione del proprio desiderio, ecco che allora un mondo migliore è possibile soltanto laddove quello che si fa con la parola, cioè con il pensiero, è rivolto a migliorare proprio quello che si fa con la parola, cioè con il pensiero. Parlare di un mondo migliore al di là di questo non ha alcun senso. E se ce l'ha, è sempre soltanto un senso contrario a quello di cui si sta parlando.